Sono bella? Facciamone ogni mese. Sì, ci vedremo il mese prossimo e tutti i mesi a venire. Facciamo bella, che ti valorizziamo. Non volevo neanche venire a mangiare, ma pure le rughe togli. Sì, facciamo quello che possiamo. Perché io non c'ho niente. Chi ti ha truccato? Irene. Sono Irene Scaringi, sono una truccatrice di 32 anni e oggi parte da Bari il mio progetto, si chiama Street Makeup, ovvero trucco da strada, e che aiuterà tantissime persone, tantissimi crochard a sentirsi più belle anche solo per una sera. Il trucco determina molta sicurezza nell'aspetto femminile, tutte ci sentiamo molto più sicure, più determinate nei nostri confronti e nei confronti degli altri quando ci interfacciamo nel lavoro, ma semplicemente quando la mattina ci guardiamo allo specchio e ci trucchiamo, ci sentiamo più belle, più determinate, più sicure di noi stesse. Carmela, ma ti hai truccato pure tu? Chiudi l'occhio. Stiamo messo pure un brillantino. Incontra è un'associazione nata 15 anni fa e che in principio ha la lotta alla povertà e la lotta allo spreco. La lotta alla povertà in ogni suo genere, lotta allo spreco sia alimentare che materiale. Bari è una, posso dire che è una delle grandi città d'Italia dove c'è una grande sinergia tra volontariato e istituzioni. Il nostro lavoro è appunto quello di prendere tutte quelle persone che dormono, che vivono ai margini della città, negli angoli più bui, diciamo appunto gli invisibili, e portarli a contatto con i volontari e poi soprattutto con le istituzioni per dare loro un percorso e un aiuto migliore. A un certo punto alcune di loro si sono quasi commosse perché non si vedevano così da tanto tempo. La prima cosa che loro mi dicono è: fai tu, non hanno richieste particolari. La maggior parte delle volte sono loro che danno qualcosa a te. Io vorrei che questo progetto si espandesse ovunque. E oggi abbiamo cominciato da Bari, magari nelle prossime settimane possiamo andare altrove per far sì che potessimo dare nel nostro piccolo, con il nostro lavoro che è bellissimo, un'energia positiva, una nuova luce per queste persone alla quale purtroppo vedono soltanto il buio. Tina, sei sempre una bella donna. Date. Oh, brava. Stiamo già un letto. Avevo tutti questi pennelli. Tu lo usi le liner? Questo lo usi? Sì. Questo non se ne viene, oggi te lo regalo. Veramente? Sì, te lo regalo. Madonna. Per loro è molto importante, è un sogno di rispetto, di dignità. È un abbraccio che la comunità dà a loro. È un qualcosa per non farli sentire lontani, ma vicini a noi stessi. Sapere che adesso con Irene continuerà dà veramente gioia a queste persone. È quel lavoro di solidarietà che si fa nella quotidianità. È un grande gesto di rispetto per loro. Oh, che carino!